La situazione sanitaria in Calabria rimane un'emergenza senza soluzione, anzi acuita dai troppi anni di commissariamento. Proprio ieri una delegazione di sindaci guidata dal presidente di Angi Calabria Gianluca Callipo ha incontrato il ministro della Salute Roberto Speranza, al quale sono state illustrate le proposte in merito a questioni ritenute prioritarie, come l'aumento del personale medico e infermieristico per fare fronte alle forti carenze di organico che si registrano negli ospedali calabresi. Una necessità ormai non più rinviabile, come viene ribadito anche dal presidente nazionale degli ordini dei medici, che concorda su una specificità calabrese che non può più essere trascurata. Credo che il caso Calabria costituisca oramai un paradigma di quello che è successo in questa nostra nazione all'indomani della modifica del capo quinto della Costituzione. Credo che oggi tutti quanti noi dovremmo riflettere su quello che è avvenuto, quello che è stato prodotto, e sicuramente diciamo che le aspettative di parlamentari e quindi dello Stato, che avevano determinato una maggiore autonomia nei confronti delle regioni, non hanno prodotto quei risultati attesi, che mettono i cittadini tutti nelle stesse condizioni di avere gli stessi diritti e quindi le stesse prestazioni in ogni parte d'Italia. Credo che da questo punto si debba ripartire per chiudere definitivamente il capitolo dei commissari. Il commissariamento della Calabria non ha prodotto anche qui i risultati ottenuti. Credo che dovremmo riscoprire ancora una volta, così come dice il ministro Speranza, quelli che sono i principi costituzionali. All'articolo 2, la seconda parte dell'articolo 2, la Costituzione richiama tutti gli enti e quindi le regioni al dovere di solidarietà. Credo che serva un piano straordinario per la regione Calabria, dove le regioni non ci mettano soltanto i soldi, ma ci mettono anche la disponibilità a creare una classe dirigente in questa regione, capace di affrontare i problemi di carattere amministrativo, e ci mettano soprattutto le strutture e il personale adeguato per dare ai cittadini tutti i servizi che la Costituzione prevede per garantire il diritto alla salute. Si può ancora parlare in termini positivi di sanità in Calabria, allorquando le parole chiave sembra siano deficit, carenza di personale e di strutture adeguate, mancato raggiungimento dei LEA? Alcune associazioni di settore, come la COI, non ci stanno e allora provano a parlare di una nuova sanità, che però sia sostenibile. È una provocazione. La COI, che è l'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiana, la più grande società scientifica che c'è in Italia, ha accolto questa nostra provocazione. Il titolo è emblematico. Nel senso che spesso in questi congressi si parla di ciò che c'è di nuovo in tecnologia, delle nuove proposte di assistenza. Con questo titolo noi abbiamo voluto far capire che in questo momento siamo in un estremo momento di sofferenza, e parlare di chirurgia sostenibile vuol dire di parlare essenzialmente delle risorse esigue che noi in questo momento abbiamo. Questo per cercare di sensibilizzare i nostri amministratori a far sì che la chirurgia, soprattutto in Calabria, una regione così bistrattata da questo punto di vista, possa tornare ad essere quello che è sempre stato e sostanzialmente tornare ad offrire dei servizi ai cittadini e ai nostri pazienti che in questo momento assolutamente non ci sono. Questo significa che voi volete essere propositivi? Noi vogliamo essere dei promotori di incontri con chi ci governa e con chi decide le strategie sanitarie. Noi siamo esperti del nostro settore, siamo esperti della nostra professione e non vogliamo che a decidere la nostra organizzazione lavorativa siano persone che di questo capiscono poco o nulla. Quindi vorremmo proporci come interlocutori preferenziali per far sì che si decidano insieme delle strategie comuni per risollevare le sorti della chirurgia in Calabria.